Buonasera e bentrovati come sempre sui canali della Libreria L'Alchimista. Questa sera con noi Lucia Giovannini, che noi tutti conosciamo come la Luisei italiana, definita da media prestigiosi icona internazionale della psicologia del cambiamento. Da circa 30 anni tiene corsi per privati e aziende in Europa e in Asia. Si occupa della formazione di insegnanti del metodo di Luisei in Italia e nella Svizzera italiana. È membro dell'American Psychological Association, fondatrice di Blaze U International e creatrice di metodi Tutta un'altra vita e Breathwork Life Bridge. È autrice di bestseller, alcuni dei quali tradotti in 8 lingue, e stasera ci presenta Parole che guariscono, i segreti del linguaggio per la pace interiore e la serenità, di Anteprima Edizioni. Eccolo qua. Eccola, buonasera, buonasera Buonasera, Lucia. ciao, ciao a tutti. Come vedete, sono in un'altra parte del mondo, come In potete. un'altra dimensione, direi. Ecco, Esatto. Quindi in noi un'altra siamo qua dimensione. immersi nella nebbia, invece tu sei lì Splendente nel splendente sole. nel sole, sì. E Sì, ci sono a dicevi casa. poc'anzi che è la stagione più Sì, più fredda. fredda in teoria, fredda ovviamente tra virgolette, perché è comunque inverno, ma ci sono 30 gradi, ovviamente 30, 32, nel senso che qui è sempre caldo, siamo vicini all'equatore, per cui è sempre caldo. La differenza tra le stagioni la fa un po' la stagione delle piogge, quando piove veramente a giugno, settembre, così, ottobre, e se no il clima è questo di base. Ecco, Quindi. precisiamo che Lucia è in Thailandia, ecco. Sì. Sono qui perché da tanti anni vivo tra qui e Bali, poi vengo in Italia e ogni anno almeno 2 o 3 mesi li faccio in Italia per i corsi e tutte le cose, però insomma vivo tra qui e Bali, quindi sì, Dove sempre vieni in Italia? Dove ti trovi quando, esattamente? vengo in Italia di base sono su Bologna, Ah, bene. che No, sei molto anche. distante da noi. Che anche, come dire, la mia città di origine, anche se io ho vissuto tanto, insomma, all'estero, anche quando ero piccola, noi stavamo in Africa come famiglia, e poi dopo mi sono trasferita in America, insomma, quindi, però l'Italia rimane sempre comunque come dire, un filo conduttore, rimane sempre un'ancora importante nella mia vita, quindi mi piace tornarci. Quindi eri abituata a viaggiare sin da piccolina? Sì, perché mio padre viveva tra la Tanzania, la Zambia, la Nigeria, quindi Africa, l'Africa nera di allora, l'Africa ve vera, non perché il resto dell'Africa non sia vero, ma perché è proprio Sì. l'Africa piena, insomma, la parte centrale, la parte di East Africa, eccetera. E quindi sì, io fin da piccolina, noi come famiglia, insomma, lui stava più fermo là, io poi le scuole le ho fatte in Italia, però abbiamo sempre viaggiato tanto e io viaggiavo anche da sola, da piccolina, nel senso col cartello, ma avevo tipo 7-8 anni e viaggiavo da solo prendendo le varie coincidenze, perché allora non c'erano tanti voli diretti, non c'erano tanti voli, punto, insomma. E quindi sì. Una volta ho fatto prendere un accidente a mia madre perché ero partita da Bologna e avevo fatto Bologna-Roma, allora c'erano i due aeroporti, Ciampino e Fiumicino, e il volo da Bologna arrivavano a Ciampino, il vecchio aeroporto, e poi bisognava prendere un pullman per andare a Fiumicino. Ma io ero molto in anticipo ed io dovevo andare in Africa da mio padre e io ero molto in anticipo e mi sono detta in questo pullman da sola, cioè da sola, non che fossi l'unica passeggera, ma ero l'unica, no, ero da sola e avrò avuto forse 7 anni e mi sono detta, vabbè, ma io perché devo stare in aeroporto tanto? Io prendo l'altro pullman, quello che va in centro a Roma, così ho preso l'altro pullman, sono stata in giro per Roma tutto il pomeriggio e la sera mi sono presentata all'imbarco. Ma le hostess mi aspettavano all'imbarco prima, ovviamente, perché sapevano il volo. Quindi hanno chiamato a casa mia madre. Ai tempi non c'era il telefonino, non c'era niente, dicendo sua figlia è sparita. Oddio. E
io ero là in giro per Roma, tranquilla, 7 anni che mi facevo i miei giri, e poi dopo alla sera sono tornata al check-in in aeroporto e tutti allarmatissimi. Ho detto, beh, perché, cosa c'è di strano? Quindi. Lì sull'orlo di dare le ricerche, insomma, Sì, avevano già da chiamato i rinforzi o hanno carabinieri. atteso? No, per fortuna all'epoca forse si era un po' più tranquilli, insomma, tranquilli, un po' più rilassati rispetto a questa cosa, però erano tutti, non avevano forse chiamato i carabinieri, però erano tutti molto, li avrebbero Erano chiamati di a poco. lì, insomma. Quindi sì. Bella però questa cosa che a 7 anni ti lasciavano esplorare il mondo. È Ah, molto sì, ma affascinante. era esigenza allora, eh? Sì, era esigenza, e la mia famiglia è sempre stata una famiglia abbastanza nomade, quindi per noi era abbastanza normale, insomma, stare in giro per il mondo. Quindi tuttora, questo schema me lo sono riportata, perché poi è buffo, è particolare. Quando si parla di schemi che abbiamo imparato nell'infanzia, no? Inconsci, poi non sono tutti negativi, tipo a me piace questa vita nomade. Ma di fatto è uno schema che ho imparato nell'infanzia, no? Che poi riportiamo nella nostra vita senza rendercene conto, perché questo schema coinvolge sempre 3 stati. Quando io ero piccola stavamo tra la Zambia, la Tanzania, la Nigeria e poi l'Italia. Poi dopo sono cresciuta e c'è stato per un periodo il Costa Rica, la Florida e l'Italia. Perché ho vissuto per, insomma, parecchio tempo lì e venivo comunque in Italia tutti i mesi. Poi c'è questa fase della mia vita, già da parecchio tempo, che è Bali, Thailandia e l'Italia. Quindi c'è sempre questa triangolazione, in qualche modo, nella mia vita di paesi. Ti voglio chiedere una cosa, Lucia, ma questo parallelismo con lui sei, perdonami l'ignoranza che non sono Sì. abbastanza informata, ma nelle similitudini o tu hai fatto un percorso con lui sei? Io ho fatto anche un percorso con Luisei. Allora, Luisei è stato uno dei primi corsi a cui io, no, non è stato il primo, però insomma nella mia prima fase io lavoravo in un altro ambito, lavoravo nella moda, facevo la modella, avevo aperto una scuola di modelle, uno studio di organizzazione di sfilate, eccetera, eccetera, perché pensavo che quello sarebbe stato, come dire, no? Il mio mondo, era il mondo che conoscevo, anche se dentro da sempre io ho avuto un interesse fortissimo per la spiritualità. Meditavo fin da quando ero piccola, eccetera, eccetera. Studiavo, per dire, leggevo psicopatologia della vita quotidiana a 14 anni, cioè. Quindi ho sempre avuto questa chiamata, ma lavorativamente ero finita, tra virgolette, a fare la modella. E quindi per tanti anni ho lavorato nel campo della moda, pur continuando a coltivare queste passioni per me, della crescita personale, della spiritualità, dell'esoterismo, eccetera. E a un certo punto nella mia vita, come al solito, quando è che proprio ci si impegna in un percorso, quando ci sono delle cose che non vanno. A un certo punto nella mia vita, ho iniziato proprio a sentire che non amavo più quello che stavo facendo, la mia vita aveva perso significato, senso, pur anche se era un bel lavoro, però insomma non. E quindi ho messo in discussione tutta la mia vita, incluso il mio matrimonio di allora, eccetera, eccetera, e in quel periodo ho iniziato a frequentare di più attivamente corsi di crescita personale, ma per me, non perché pensavo di farlo diventare un lavoro, e tra i quali Luisei. E poi dopo, appunto, il suo metodo mi è piaciuto molto, perché l'ho trovato molto semplice, ma come tutte le cose semplici, molto potente al tempo stesso. Una parte del suo lavoro ha proprio a che fare con le parole. E quindi insomma, poi ho fatto il percorso di formazione, eccetera, finché dall'America mi hanno chiamato per chiedere se volevo diventare una dei 20 insegnanti degli insegnanti nel mondo. E per me è stata come dire, un onore incredibile, no? Un onore grandissimo. E quindi poi sono diventata insegnante degli insegnanti, e questo nome, la Luisei italiana, la prima volta me l'ha dato Marie France Asia, che è un giornale che c'è in tutto il mondo. C'è tutta diciamo, la redazione asiatica, e mi hanno fatto un'intervista a Singapore, quando a Singapore ho tenuto il corso di Luisei, e allora dopo da lì è nata la Luisei italiana. Poi
Nel frattempo, tutta un'altra vita è uscito in India, sempre con Hay House in inglese, e anche lì stavo tenendo il corso non di Louise ma di tutta un'altra vita. Sono venuti Times of India, che è il più grande giornale indiano. Mi ha fatto un'intervista e anche lì, anche loro hanno scritto Louise italiana, quindi è diventata, insomma, parallelismi. Beh, Louise anche ha fatto la modella per un insomma, lungo periodo, anche lei poi per una serie di motivi di dolori, di ferite, nel suo caso sentimentali, però insomma si è rivolta alla crescita personale, chiamiamola così, a quella che allora in America era la chiesa della scienza della mente, e ha iniziato a partecipare a dei corsi lì per sé, non pensava di farlo diventare un lavoro, insomma, finché pian piano anche lei, insomma, poi lei, beh, per carità, molto più di me è diventata, insomma, molto conosciuta nel mondo, eccetera, eccetera. Beh, credo che tutti debbano partire da lì, da un percorso personale, altrimenti non, sarebbe Non come funziona. imparare, ma non avendo la pratica in mano, il mestiere non ce l'hai se prima non l'hai sperimentato, giusto? Certo, assolutamente. Questa è una cosa che per me è basilare, è una, come dire, proprio una fondamenta del mio lavoro. Non possiamo passare agli altri niente che prima non abbiamo sperimentato profondamente su noi stessi, che non significa essere perfetti, non significa che no, uno per insegnare deve avere tutto perfetto, perché nemmeno io non sono perfetta, lo dico subito così sfatiamo questo mito, ma anzi è bello rimanere umili, continuare a crescere, eccetera. Allo stesso tempo c'è per forza bisogno di far passare profondamente su di sé ogni insegnamento. Se no, non è solo teoria, se no Se no, rimango. non arrivi al cuore delle persone, diciamo. Appunto. Senti, Lucia, ma abbiamo accennato tutta un'altra vita che è, non so se è il primo dei tuoi libri, poi ce ne sono altri. Forse Sì. abbiamo altre copertine noi? Bene, ha scritti tantissimi, Diciamo che però. c'è la trilogia, che è tutta un'altra vita, libera la tua vita e mi merito il meglio. Che sono stati i primi tre libri scritti proprio in quest'ordine, in realtà tutta un'altra vita, mi merito il meglio, libera la tua vita, ma scritti molto vicini l'uno all'altro, perché di fatto è un percorso verso il cambiamento, cambiamento evolutivo, quindi cambiamento migliorativo, no? Come diceva il grande antropologo Gregory Bateson, lo chiamava cambiamento evolutivo, perché non è che il cambiamento di per sé ci assicuri di andare in una direzione evolutiva. A volte cambiamo involvendoci, no? Cioè, diventando più tristi, più stressati, più afflitti dall'ansia, dalle paure, no? A volte cambiamo in questa maniera, non necessariamente perché cambiamo per diventare persone più sagge, più serene. Cambiamento evolutivo è quello che ci porta verso appunto la serenità, la felicità, la realizzazione dei nostri talenti, della nostra anima, eccetera. E quindi questi tre libri hanno a che fare con questo, sono tutti attorno, no, in questo perimetro, insomma, del cambiamento migliorativo. E poi quindi ci sono questi come base, poi c'è Il potere del pensiero femminile, che è un libro proprio che parla dell'età delle donne, delle tre età delle donne. L'adolescente, la madre, non solo intesa come madre di figli fisica, ma madre di progetti, madre di idee, e quindi la donna adulta, insomma, nella sua relazione con gli uomini, col sesso, con se stessa, eccetera, col mondo del lavoro. E poi c'è la Crone, che è la donna saggia dopo i 50 anni, tradizionalmente. E lì ho dedicato proprio un grande capitolo a questa parte, perché della menopausa se ne parla così poco. E da un punto di vista proprio anche psicologico, dei cambiamenti psicologici che avvengono, del perché avvengono, del come cavalcarli, eccetera. E quindi, insomma, poi siccome io quando ho fatto quel libro ci stavo passando, tutti gli studi li ho fatti per me, per capire cosa succedeva, no, dentro. E quindi c'è anche, insomma, questa parte nel libro. E poi anche delle ragazze di 80 anni. Sì, perché credo che abbiamo bisogno di modelli, soprattutto noi donne, tutti, ma soprattutto noi donne, perché ci sono tanti modelli di uomini di potere, magari anche avanti negli anni, ma
no, anche a 80 anni, magari capitani di aziende o persone politiche, ecco, di donne molto meno. Nell'immaginario collettivo la donna di 80 anni è in casa che fa il soffritto o che bada i nipotini. E invece non necessariamente, cioè. Quindi nel libro parlo insomma anche di questi temi qua. Poi abbiamo gli ultimi libri, adesso sto saltando perché di fatto ne ho scritti 15, quindi poi abbiamo gli ultimi libri, esatto, Il potere delle domande, che è un libro sostanzialmente di auto-coaching, quindi con tante domande, 108 domande che ci aiutano a elicitare, tirare fuori le risposte dentro di noi. Perché le risposte è vero che sono dentro, ma abbiamo bisogno di fare le domande giuste, perché se no il rischio è che se ci facciamo domande sbagliate, entriamo in una spirale discendente e andiamo a cercare risposte che ci fanno stare ancora più male, anziché andare a tirare fuori le nostre capacità. Poi mi ha il permesso di essere felice, che è una continuazione, se vogliamo, del Mi merito il meglio, della prima trilogia, sui quattro neurotrasmettitori della felicità. Quindi il nostro stato di felicità da un punto di vista di serenità, di felicità da un punto di vista, come dire, biochimico è appoggiato su quattro neurotrasmettitori, ma questi quattro che si attivano quando stiamo bene in automatico, ma abbiamo la possibilità, sapendo come, di attivarli in maniera volontaria. Si attivano normalmente quando stiamo bene, ma quando non stiamo bene cosa facciamo? No? E quindi invece l'idea è di sapere come funzionano e anche quali sono le vie della felicità per riuscire a gestirli e ad autoprodurceli. Quindi Beh, questo. sono tutti libri molto interessanti, eh. E, oltre a questi ci sono anche dei CD, vero? Sì, ci sono i CD di meditazione, quindi come le meditazioni dell'anima, la meditazione alchemica, eccetera, eccetera, che sono tutte appunto meditazioni che aiutano insomma, a scopi, con scopi diversi, però sostanzialmente che aiutano a gestire lo stress, che aiutano a gestire l'ansia, che aiutano a ricentrarsi, che aiutano a ricevere informazioni, a scaricare informazioni dall'universo, chiamiamolo così, o da questa rete di conoscenza a cui possiamo accedere. Che tra Quindi questo. l'altro poi c'è qualcosa di scaricabile anche dal libro, mi pare di aver visto. Sì, nei libri, questo in tutti i libri, poi l'ultimo libro, Il cuore della Thailandia, che l'ho qua, proprio su questa terra, gli insegnamenti di questa terra, no? E gli insegnamenti spirituali. E in tutti i libri c'è un QR code. A seconda del libro, delle meditazioni extra, delle lezioni extra, sempre per approfondire, insomma, la tematica del libro. Allora, e poi c'è l'ultimo libro di stasera, Parole che guariscono. Vuoi raccontarci un po' perché hai scritto questo libro? Sì, certo. Allora, perché ho scritto questo libro? Perché tutti noi usiamo le parole. Che lo vogliamo meno, che ce ne rendiamo conto meno, e tutti noi usiamo parole dalla mattina alla sera, non solo in due sensi, da una parte il dialogo con gli altri è evidente, no? Quando parliamo con gli altri è difficile che stiamo una giornata intera in silenzio, beh, proprio 24 ore, no? Anche solo un saluto, uno scambio, quindi noi come esseri umani siamo esseri sociali, quindi le parole le usiamo. Ma anche solo per fare una richiesta, per dare un'indicazione, per rispondere a qualcosa che una persona ci ha detto. L'altro, però, l'altra parte è le parole che usiamo con noi stessi, perché noi spesso non ce ne rendiamo conto, ma noi usiamo parole nel nostro dialogo interiore, ovvero nei nostri pensieri. Quindi, che cosa succede? Che noi usiamo parole sempre. La scienza ci dice che emettiamo circa dalle 50.000 alle 70.000 parole, frasi ogni giorno, di cui buona parte sono anche ripetitive, queste parole che usiamo, queste frasi che usiamo. Allora, è ovvio che quelle parole che usiamo non possono non influenzare il nostro stato d'animo. Allora, siccome mi è successo e mi continua a succedere sia qui in Asia che quando vengo in Italia di incontrare persone
che quando le ascolti parlare non puoi fare a meno di, come dire, di pensare qua con questa narrativa si stanno autochiudendo in una, no, in una gabbia, oppure con questo modo di parlare mi chiedo se quella persona magari prova ansia, poi magari glielo chiedo ed effettivamente sì. Giusto per darvi un'idea, una volta stavo tenendo un corso per un'azienda e uno dei titolari dell'azienda gli ho chiesto, non so come sia venuto in discorso, cosa pensava del suo lavoro, no? Come avrebbe descritto, che parole avrebbe usato per descrivere il suo lavoro? E lui ha detto, ah, è semplice, mi alzo la mattina, mi metto l'elmetto, vado in trincea Ah. e è una guerra là fuori tutti i giorni. E cosa fa venire in mente una persona che descrive il suo lavoro così? Ipertensione, giusto? Una tensione Assolutamente. quotidiana, esatto, non una tensione che c'è magari per un momento, perché nella vita è normale, non è che possiamo essere sempre Buddha, no? Meditanti, in certi momenti abbiamo bisogno di risolvere problemi, la vita ci chiama, non so, a prendere decisioni veloci, è la vita questa. Bene, ma quel signore lì i problemi li vedeva ovunque, perché si metteva già l'elmetto quando andava la mattina a lavorare. Ed era una guerra per lui, quindi litigava spesso, quindi gli ho chiesto poi, perché ero curiosa, ed effettivamente le parole che usava descrivevano esattamente la sua realtà. Litigava sempre al lavoro con un sacco di persone, con i fornitori, con i colleghi, con i soci, soffriva di ipertensione, guarda caso, faceva fatica a dormire la sera, tutto coincideva e mi è bastato sentire tre parole con cui ha descritto la sua realtà. Quindi la realtà che viviamo, noi di fatto pensiamo di descrivere la realtà che viviamo, no? Pensiamo di dire, ok, al mio lavoro succede questo, nella mia vita succede quell'altro, sto descrivendo quello che vivo. Ma di fatto a una osservazione più attenta o più consapevole potremmo e possiamo renderci conto che di fatto non è così. Di fatto finiamo per vivere la realtà che descriviamo. Perché a forza di descriverla non facciamo altro che attivare il mirino dell'attenzione selettiva e vedere solo, per esempio nel caso di questo signore, solo i possibili momenti di guerra, di litigio, di disaccordo, solo le sfide del suo lavoro. E non riusciva mai in questo modo, avendo questo assetto psicologico di guerra, non riusciva mai a... Ah, oggi mi rilasso, oggi possiamo lavorare rilassati, nella facilità, felici. Perché? Perché era una guerra, in guerra non ti rilassi. Adesso ho preso lui come esempio, Sì, ma per sei sempre dire, sulla difensiva. esatto, sempre sulla difensiva, sempre col sistema simpatico attivato. Sapete che il nostro sistema nervoso è fatto da due parti, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Il sistema simpatico è quello della lotta o fuga, è quello della difensiva, appunto, è quello della guerra, devo lottare per arrivare ai miei obiettivi, devo farmi strada, farmi spazio, no? Oppure devo chiudermi, devo stare attento perché potrebbe succedere questo, potrebbe succedere quell'altro. Quindi c'è questa iperstimolazione del sistema simpatico. Il sistema parasimpatico è la risposta di rilassamento. Infatti si chiama anche, simpatico si chiama lotto fuga, parasimpatico si chiama riposa e digerisci, no? E noi abbiamo bisogno, per carità, ripeto, non è che nella vita possiamo essere sempre rilassati, ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno anche di correre, anche di fare, se no non saremmo realisti, no? Se, a meno che uno non viva in una caverna, è normale, no? Se vive nella vita di tutti i giorni, avere, insomma, incontrare anche problematiche, eccetera. Beh, diciamo che nella vita di tutti i giorni ci vuole anche una buona dose di dinamicità, perché altrimenti come si può... Certo, non saremo funzionali, no? Quindi benissimo anche attivare il sistema simpatico, per carità, ma quello che succede nella maggior parte dei casi è che c'è una iperattivazione del sistema simpatico. Il sistema parasimpatico non viene attivato quasi mai, se non la sera quando andiamo a letto che pretendiamo di dormire. Ma se abbiamo corso tutto il giorno,
diventa difficile, no? Perché la mente non si è ancora rilassata, il corpo magari è stanco, ma la mente è ancora attiva. Quindi questo per dire che attraverso, perché siamo tutti partiti con la domanda da dove, com'è, no? Che cosa ti ha portato a scrivere questo libro? Che ascoltando le persone ai corsi, quelli aperti al pubblico, quelli aziendali, non potevo non rendermi conto di come molte delle problematiche derivassero proprio anche dalla maniera, dalla narrazione, no? Dalla maniera in cui le persone parlavano a se stesse e agli altri, descrivendo la loro vita, che non era altro che un portare fuori le loro credenze interne. E su queste ci si può lavorare, perché come dice Luisei, sono solo pensieri, no? Alla fine i pensieri possono essere cambiati. Quindi il libro, ecco, è proprio uno stimolo a questo, un aiuto a questo, a diventare consapevoli della maniera in cui parliamo a noi stessi e agli altri, perché già troppo spesso non siamo consapevoli, e a iniziare a sostituire, usando delle frasi, delle parole nuove, più funzionali, che diventano anche dei pensieri nuovi. Infatti, l'effetto delle, allora, delle parole su di noi, l'effetto, come agiscono le parole sul nostro campo emotivo, fisico, Energetico. 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 E allora, guarda, vi voglio raccontare una storia, no? Che viene da Swami Muktananda, che è un famoso mistico indiano, no? E si dice che lui stesse spiegando il potere della parola a una folla quando un giovane si alzò e protestò ad alta voce e disse: "Ma che stupidaggine è questa? Sono solo parole", perché Muktananda stava parlando proprio di come le parole creano la nostra realtà, di come le parole, in India c'è la tradizione dei mantra, no? Di come siano importanti, di come attraverso l'utilizzo delle parole possiamo creare l'inferno, il paradiso, eccetera. E quindi questo giovane non ce l'ha più fatta, non era assolutamente d'accordo e ha detto: "Sono solo parole. Credete che se io dico in continuazione pane, 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 questo farà sì che io abbia la pancia piena?" Allora il santo Swami Muktananda si è alzato e è andato davanti al giovane e gli ha detto: "Siediti, stupido idiota." Il giovane è andato su tutte le furie, è Questo diventato rosso. c'è in questo libro, eh. Esatto, questo c'è nel libro, no? Con le vene del collo che gli si sono gonfiate. E proprio dice: "Ma come? Ma tu saresti un santo a parlarmi così?" E il guru a quel punto lo guarda, gli sorride dolcemente, gli dice: "Ma non capisco. Vi siete sentito chiamare idiota solo una volta e guardate che reazione questa semplice parola ha provocato nel vostro corpo. Pensate che ripetere delle parole, per esempio, che hanno il nome del divino, che hanno qualità, spirituali, per ore o insomma, o per del tempo ogni giorno non faccia differenza?" Quindi Possono fare tanto, tanto male, ma anche tanto bene, insomma, le parole, dipende. esatto. e penso Quindi anche al scusa se ti ho interrotto, penso anche alle persone magari hanno delle difficoltà all'infanzia proprio perché non sono arrivate delle parole tipo bravo di assolutamente. gratificazione, la riportano dopo da adulti, insomma. Assolutamente. E che diciamo che diventa le parole che utilizziamo è, se volete, la maniera che abbiamo per comunicare con noi stessi, con gli altri, abbiamo detto decisamente, ma anche con noi stessi. Quindi diventa la narrazione che abbiamo, diventano gli occhiali, no, che ci mettiamo per vedere la nostra realtà. E allora faccio un esempio adesso banale, se volete, ma provate a immaginare, non so, un ragazzo che, diciamo che le parole funzionano a due livelli, una a livello psicologico, l'altra a livello energetico. Okay? Allora, vediamo prima quello psicologico, che è quello più semplice in un senso. Immaginate un ragazzo che magari va a un esame all'università, o magari una persona che ha un colloquio di lavoro importante e inizia a dirsi:
Ma non, vedrai che non mi prenderanno, vedrai che l'esame non mi chiederanno proprio la cosa che non so. Mi succede sempre così, che mi chiedono la cosa che non so, che vedrai che adesso arrivo là e mi scorderò tutto. Oppure vedrai che scopriranno che non ho abbastanza qualifiche per questo lavoro. Secondo voi come arriva il colloquio di lavoro? Dando i soldi. Depresso e quindi darà un'immagine di una Esatto. persona che si svaluta, quindi chi ti vede non ti Esatto. valuta abbastanza. Non ti valuta abbastanza, probabilmente sarà agitato, quindi magari anche se sa le cose se le scorda veramente. Probabilmente magari farà fatica a mettere in ordine i pensieri, a pensare velocemente quando gli fanno una domanda, ok? Viceversa, una persona, sempre stessa situazione, quindi un colloquio di lavoro o un esame all'università, che però pensa: beh, io mi sono preparato, adesso faccio il meglio che posso con quello che ho e vado lì, e comunque sarà un'esperienza interessante. Comunque conosco una persona nuova, comunque mi do questa possibilità. Sarà più tranquillo, no? Assolutamente sì. E comunque il lamento non serve a nulla. Il Esatto. lamento non serve assolutamente. Specialmente se la lamentela è rivolta su se stessi, si sminuisce se stessi. Se ho Certo, capito bene. certo. Allora, assolutamente. Allora, il lamento, e qui entriamo anche nella seconda, no? Nel secondo livello, ho detto le parole agiscono a livello psicologico, e l'abbiamo visto prima con l'esempio dell'esame piuttosto che del colloquio di lavoro. Perché ovviamente entriamo in un mindset, in uno stato d'animo, e con quello stato d'animo facciamo o non facciamo delle azioni. Potremmo arrivare addirittura anche a non andare nemmeno al colloquio di lavoro, perché abbiamo già deciso prima che non servirà E niente. Capite? Solo. subentra la paura e quindi non si ha più coraggio per affrontare. Sì, solo con l'autoconvincimento delle nostre parole. Quindi questo è il livello psicologico ed è molto semplice da capire, molto, come dire, lineare. Poi c'è il livello energetico. Il livello energetico ci dice che, se prendiamo anche la fisica quantistica, che ogni emozione ha una sua vibrazione, ogni stato d'animo ha una sua vibrazione, ogni emozione ha un tipo di respiro, per esempio. Ha un tipo, è legata a un tipo di battito cardiaco, per esempio. È evidente che, non so, respiriamo in maniera diversa se siamo arrabbiati rispetto a se siamo sereni, oppure se siamo in ansia rispetto a se invece siamo felici, no? E quindi emettiamo una vibrazione, siamo ad una vibrazione, ci colleghiamo, diciamo, con una vibrazione diversa a seconda di cosa pensiamo. E quindi quel tipo di pensiero, quel tipo di parola, perché i pensieri non sono altro che parole dette in silenzio a noi stessi, ci fa entrare a un certo livello vibrazionale. E le emozioni sono contagiose, i livelli vibrazionali sono contagiose, e l'abbiamo sperimentato tutti, perché non so, vi è mai successo di, ecco, immaginate questo, di lavorare con persone serene, felici, sorridenti in una stanza. E un'altra cosa, invece, immaginate di lavorare in una stanza con persone arrabbiate, tese, che si lamentano alla fine della Questo giornata, come siete, no? sì, l'abbiamo sperimentato tutti perché tutti quanti dobbiamo lavorare e quindi chi più chi meno esperienze lavorative e c'è sempre questa, effettivamente sì, questa battaglia di superare la giornata viene proprio vista così, se non sai come rapportarti. O può essere un'avventura, un'avventura che vai con uno spirito fiducioso e gioioso. Esatto. Quindi dipende anche qua dai nostri pensieri e la nostra vibrazione. I nostri pensieri non solo portano uno stato d'animo, come abbiamo visto prima, l'esempio dell'esame o del colloquio di lavoro, ma portano anche una vibrazione che parte da un'emozione, ma è una vibrazione che ha a che fare col respiro, col battito cardiaco, tutto, che per di più è contagiosa. Quindi si dice che noi finiamo per assomigliare alle cinque persone che frequentiamo di più. E
Quindi se frequentiamo persone che si lamentano molto, che si lamentano solo, senza proporre delle alternative, perché è chiaro che uno può anche dire, guarda, questa cosa non va. L'idea del pensiero positivo non è far finta che vada tutto bene, per carità, non è quello il senso, ma l'idea è prendere il meglio da ciò che c'è e se c'è un problema, trovare, iniziare a cercare delle soluzioni. E quindi se non c'è questo, ma c'è solo quello che io chiamo il lamenting, no? Il lamento, quello che succede è che entriamo da un punto di vista energetico in una vibrazione molto bassa, nella vibrazione della vittima. Ci sentiamo vittime, e ci sentiamo che non tanto non c'è niente da fare, tanto e stiamo solo lì. Diventa una sorta di fango, no? Di, come si dice, melma o di sabbie mobili, quello del lamento, perché ci porta sempre più giù. Lamento del mondo di fuori, ma anche lamento di noi stessi, no? Tipo, questa non me ne va mai bene una, non riesco mai a fare le cose fatte bene, eccetera, eccetera. È proprio una sabbia mobile che ci risucchia. Quindi non l'idea è riconoscere il lamento e trasformarlo per noi, quando lo facciamo con noi stessi, ma anche quando evitiamo di stare troppo vicino a persone che si lamentano e basta. Sì, perché qui il lamento poi diventa nocivo per gli altri. Infatti si dice che la vittima sia il peggior carnefice in alcune Certo. situazioni. Mi viene in mente un po' il lamento, una specie di mantra al contrario, che uno continua a Bravo. ripetersi, come le parole possono far ammalare, le parole possono far guarire, ritorniamo al tuo Esatto. libro. Cosa ci dici del mantra? Allora, i mantra di fatto sono utilissimi, abbiamo parlato prima dell'esempio di Muktananda, i mantra sono stati utilizzati nella filosofia vedica da sempre, da almeno 4.000 anni, e le affermazioni non sono altro che dei mantra moderni. La parola mantra viene dal sanscrito, man è mente e tra significa liberare. Quindi sono frasi sacre che liberano la mente. Questo è il mantra tradizionale in sanscrito, poi nell'induismo, per esempio, si utilizza una cosa molto bella che io amo molto anche qua. Io tengo un corso anche qua in Thailandia, una cosa che facciamo, che si dice fare japa, cioè in genere con la collana delle 108 perline. Si sceglie un mantra e poi anche, non so, si usa nella meditazione camminata, per esempio, si continua a usare quella frase, no? Oppure io qua lo faccio fare anche mentre le persone camminano sulla spiaggia, nuotano, eccetera, perché è un modo per tenere la mente focalizzata sul divino. Ora, le affermazioni, queste di parole che guariscono, non sono altro che dei mantra moderni. Anziché essere in sanscrito, sono in italiano perché possano essere comprensibili, perché le persone possano rifletterci sopra, perché le persone, se vogliono, questa è un'altra parte del libro, possono tradurle in domande di auto-coaching, in modo da aprire l'affermazione, fare in modo che possa generare nuove azioni propedeutiche a fare poi manifestare quell'affermazione. E quindi mantra e affermazioni possiamo dire che sono sinonimi. Ovviamente attraverso il linguaggio noi possiamo bene dire, quindi dire bene le affermazioni mantra, o possiamo male dire, nel senso che anche la vita è uno schifo, io non ce la faccio, gli altri ce l'hanno con me, no? Quindi frasi di vittimismo, frasi negative sono mantra, perché sono frasi che o sono affermazioni, sono frasi che affermiamo più e più volte, solo che sono negative, nel senso ci portano in una spirale discendente. Infatti qualcuno ogni tanto dice, ah, ma le affermazioni non funzionano. Io trovo che sia la cosa più idiota da dire, ma non perché idiota, perché comunque affermiamo, cioè nel senso che noi affermiamo. Ogni volta che pensiamo abbiamo fatto un'affermazione, ogni volta che parliamo con qualcuno, se non è una domanda, è un'affermazione. Quindi non possiamo dire che non funzionano, perché facciamo, è qualcosa che l'essere umano fa. Allora, il punto è come diventarne consapevole, come pian piano utilizzarle per lasciare andare i vecchi
come dire, condizionamenti limitanti e trasformarli, ed è un lavoro proprio di semina, pian piano, invece in nuovi modi di vedere la vita. Questo è il percorso interessante, senza, e lo ripeto perché questo è un aspetto importantissimo, negare la realtà. Quindi quando facciamo un'affermazione non stiamo negando la realtà. Questo è un altro, è veramente qualcosa che mi preme dire, perché c'è tanta confusione là fuori su che cos'è il pensiero positivo, il pensiero creativo, il lavoro con le affermazioni, cosa non è. E quindi purtroppo tante persone che non conoscono in profondità pensano sia il bicchiere mezzo pieno, no? Oppure fare una frasetta così. Ma vi faccio un esempio: se fuori piove, mettiamo, no? Che fuori piova e che io abbia organizzato, magari avevo organizzato un picnic con la famiglia, i bimbi, eccetera, avevo già fatto da mangiare tutto, no? E preso le coperte, organizzato per stenderci da stendere sul prato, eccetera, e invece guardo là fuori e diluvia. L'affermazione da fare non è fuori c'è un bellissimo sole, perché non è vero. Ok, se io affermassi, mi convincessi che fuori c'è un bellissimo sole, esco e mi bagno, e casomai torno a casa con raffreddore. Non è quello, è stupido, ok? Però quello che posso fare è, anche se fuori piove, posso avere una meravigliosa giornata lo stesso. Ok? Quindi fuori piove, ne prendo atto, posso lo stesso passare una meravigliosa giornata con i miei cari. Okay. In che modo, per esempio, non lo so, faccio un picnic all'interno, mi invento, ok? Quindi questo è l'approccio ed è importante perché sennò le persone, molte persone, purtroppo pensano, e vabbè, non so, sono alto 1,50 e io affermo sono alto 1,70. No, non è, quello è un utilizzo stupido delle affermazioni, ok? Ma invece ci possono aiutare tantissimo a dare una nuova direzione alla nostra mente, a uscire dalle nostre ansie, dalle nostre preoccupazioni ed andare verso le soluzioni anziché verso, no, il linguaggio di possibilità anziché verso il linguaggio di impossibilità. Allora, Sì. volevo farti una domanda sull'acqua. Cosa ne pensavi delle scoperte fatte, Dai, le mo. famose scoperte di Emoto, e che effetto hanno le parole, su questo Ah, elemento? sono bellissime, sono queste, mi hanno emozionato le scoperte di Emoto, di Masaru Emoto, quindi il fatto che l'acqua si possa informare con le parole e peraltro, quindi Masaru Emoto cosa ha scoperto? Che mettendo su un bicchiere d'acqua, sotto un bicchiere d'acqua, la parola amore, l'acqua si cristallizzava con dei cristalli bellissimi, tutti armonici, eccetera. Mettendo sotto l'acqua, adesso semplifico, perché l'ha fatto con più parole che non solo amore, odio o rabbia, l'acqua quando si cristallizzava faceva dei cristalli tutti brutti, disarmonici, tutti scuri, eccetera. Quindi l'acqua viene informata dalle nostre parole e Masaru Emoto ha fatto tantissimi esperimenti su questo. Ora, due considerazioni. Noi siamo fatti per buona parte di acqua. Quindi le parole che usiamo non possono non avere un effetto proprio anche a livello energetico sull'acqua all'interno del corpo, per esempio. Quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa, quindi tanto vale diventarne consapevoli delle parole che utilizziamo, perché il problema è, come dicevo, che siamo così presi dalla nostra corsa quotidiana che non ci fermiamo spesso neanche a chiederci dove stiamo correndo e dove vogliamo andare, che parole stiamo utilizzando, che occhiali ci siamo messi per vedere la nostra realtà. Non ci fermiamo, corriamo e basta. E invece abbiamo bisogno di fermarci anche solo per qualche istante e attivare la consapevolezza, e iniziare a cambiare da dentro. Quindi questa è la prima cosa, come considerazione sull'acqua, per cui è assolutamente meraviglioso e teniamolo presente. E l'altra cosa è che mi ha colpito talmente che in una dei miei lavori, che sono le carte delle vie dell'anima, sono le carte di questo libro. Le vie dell'anima è un libro che aiuta a sviluppare qualità come volontà, come amore, come coraggio, per esempio, le ho qua, come integrità. Quindi c'è tutta la spiegazione per ogni qualità, c'è un esercizio, una meditazione, eccetera, eccetera.
E le carte sono carte, ognuna ha una qualità del libro, per esempio adesso ne pesco una, bellezza, ok? Bellezza. Con le carte sono state disegnate dalla disegnatrice Valentina Grilli e sono state proprio, come dire, canalizzate, no? Ogni carta, ogni qualità è legata a un chakra, quindi insomma poi vabbè, è tutto spiegato insomma nel libro, ma quello che mi interessava dire è che questa, e nel retro della carta c'è un'affermazione legata proprio a questa qualità. E quindi quello che suggerisco è proprio di informare l'acqua con queste carte. Quindi si mette la carta sotto al bicchiere la notte o appoggiata sopra come preferite e la mattina dopo bevete l'acqua e dite l'affermazione, ok? Perché così bevete quell'acqua informata. E questo funziona se uno, non so, vuole sviluppare più pazienza, per esempio, che è un'altra delle carte, oppure più creatività, oppure più entusiasmo, eccetera, eccetera. E sto avendo feedback dalle persone pazzeschi. Quindi questa è un'altra cosa a proposito dell'acqua, no? Dell'informare l'acqua con le nostre frasi. Bellissime, bellissime le carte pratiche, ecco, per fare anche questo lavoro. E dobbiamo averle queste carte perché Sì, no, lo noi so. ci chiedono tantissime e se ci sono delle novità dobbiamo averle assolutamente. Devo averle anch'io, non solo la libreria. Ma tu sei la libreria, non è che. Lucia, ti faccio una domandina particolare. Esistono delle paroline magiche che possiamo utilizzare? Allora, esistono delle frasi che possiamo utilizzare con noi stessi, che ci aiutano per esempio a calmarci. Uno dei problemi più grossi, vabbè, in questi 2 anni devo dire che è stato ancora più, diventata ancora più forte questa problematica, è quella dell'ansia, della paura, dello stress, del diventare, schiavi dell'amigdala. L'amigdala è quella parte del nostro cervello che è la sede della paura, sostanzialmente. Spesso poi è legata all'ippocampo dove ci sono le memorie, quindi spesso si attivano insieme, per cui la paura che porta a galla tutte le memorie, no, vecchie di situazioni, eccetera, oppure tutte le, come dire, possibili cose che potrebbero andare male in futuro. E quando questo meccanismo si attiva, e noi ovviamente non ne siamo consapevoli, il corpo inizia a sentire tensione, iniziamo magari a tendere questa parte, lo stomaco, facciamo fatica a digerire le esperienze della nostra vita perché ne abbiamo paura, insomma, eccetera, eccetera. Qua ci sarebbe tanto da dire, no, sulla psicosomatica e tutto. E quindi, che cosa fare? Lì abbiamo bisogno delle paroline magiche, sono va tutto bene, sono al sicuro. Va tutto bene, sono al sicuro. Perché comunque nella vita abbiamo solo due possibilità, due, non ce ne sono altre, di fronte a un'esperienza. O quell'esperienza ci porta, come dire, ad avere quello che vogliamo, quello che, quindi insomma è un'esperienza, tra virgolette, positiva, anche se a me piace poco parlare in termini positivo o negativo, ma per intenderci. Diciamo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, oppure falliamo, giusto? Oppure è un'esperienza che non ci porta ad avere quello che volevamo, vivere quello che volevamo, essere quello che volevamo, eccetera. Ma in quel caso c'è un insegnamento. Quindi in quel caso non c'è mai fallimento di fatto, ma è solo feedback, è solo ok, che cosa imparo da questa esperienza? Magari imparo come fare diverso la prossima volta. Quindi sono sempre al sicuro in ogni caso. Perché troppo spesso ci terrorizziamo con i nostri stessi pensieri. Allora, se ci pensate anche a quello che è successo in questi 2 anni, che ci sono state tante, come dire, bastava aprire i giornali, le TV, adesso io non ho la televisione da 20 anni, però insomma, anche senza avere la televisione, guardare i social, eccetera, e c'era il mondo di messaggi di paura in qualche modo che li città, che portavano, no? Che stimolavano paura, ansia, preoccupazione, eccetera, eccetera. Bene, allora
una serie di persone hanno scelto di non farsi condizionare da quei messaggi di paura, li hanno riconosciuti per quello che erano, quindi messaggi di paura, come dire, pompati, eccetera, eccetera. Però poi, quindi non ci facciamo magari condizionare dalle paure che arrivano da fuori, però poi spesso ci condizioniamo con i nostri stessi pensieri, no? Ci spaventiamo con le nostre stesse, come dire, proiezioni di quello che potrebbe succedere in futuro. Non sto dicendo che stiamo vivendo in un periodo storico facile, per niente, ma sto dicendo occhio perché la paura è un'altra delle porte dell'ipnosi di massa. Sì. Quindi la rabbia, la paura, quindi attraverso le parole possiamo sganciarci da questo, attraverso le frasi che noi usiamo anche ancora prima che con gli altri, con noi stessi. Quindi l'idea è di usare parole che ci aiutino a sentire che anche se in questo periodo storico le cose sembra che non vadano bene, in realtà è vero che c'è tanto buio là fuori, però quel buio sta venendo a galla. Per essere rilasciato, per essere visto, per essere trasformato. Quindi c'è comunque qualcosa di buono sotto. Ecco, l'idea, quali sono le parole magiche? Le parole che ci aiutano a focalizzarci sul positivo, a focalizzarci su se non c'è nessun, come dire, cosa positiva, bene, sull'insegnamento che c'è lì, sul dono, tra virgolette, che c'è per noi anche nei momenti più difficili, anche nei momenti più bui. Perché se riusciamo a fare questo, abbiamo fatto bingo, no? Se riusciamo a fare questo, riusciamo a restare sereni dentro anche di fronte alle difficoltà. E quando riusciamo a rimanere sereni o comunque insomma centrati dentro, è quando abbiamo il pieno uso delle nostre facoltà cognitive. Perché se andiamo nello stagno dell'amigdala, se andiamo nella lotta o fuga, nella preoccupazione, nell'ansia, eccetera, eccetera, spegniamo il lobo frontale, la parte dove c'è il ragionamento critico, per esempio. E Il pensiero, il cosiddetto pensiero critico. perdiamo il nostro equilibrio. Quindi l'idea è di usare, e nelle parole che guariscono ce ne sono tante di queste frasi, divise per settori. Quindi, non so, c'è il settore delle relazioni, il settore della prosperità, il settore del cambiamento, il settore della pace interiore. Quindi, a seconda di cosa avete bisogno, potete, di cosa i lettori hanno bisogno, possono andare a quel settore e leggere un po' di frasi, vedere anche quelle che sono più, come dire, più in sintonia, no? Con voi, in modo da poter iniziare a dare veramente una nuova direzione alla nostra vita, alla nostra attenzione, alla nostra mente. Sì, che poi nel libro, per chi non lo sa, praticamente metà libro, cioè, ci sono una serie di frasi, parole che aiutano, si può utilizzare anche come aprendolo a caso, per Ah esempio. sì. Per esempio, ho aperto a caso adesso e dice il cambiamento positivo è nell'aria. Quindi come sarebbe, no? Pensare, ok, sono in una fase di cambiamento, paura, in ansia, cosa succederà, eccetera, invece iniziare a dirmi, a pensare, beh, il cambiamento positivo è nell'aria. La scrittura di queste parole può aiutare nel processo. Assolutamente sì, ci sono diversi modi. All'inizio del libro spiego tutti i modi per utilizzarle, addirittura danzarle, addirittura appunto scriverle, cantarle. La È scrittura, bloccato. perché scrivendo quello che succede è che le vediamo mentre le scriviamo, facciamo un'azione cinestesica, quindi usiamo il nostro corpo nello scriverle, scriverle magari anche a colori. Un esercizio che io spesso do è scrivere, sceglierne una, quella tra queste frasi, quella che sentiamo più importante per noi, e scriverla 70 volte per 7 giorni. È un antico esercizio molto potente, 70 volte al giorno per 7 giorni. Non devono essere tutte consecutive, queste 70 volte possono essere anche due o più riprese, però prendere un quaderno apposito e scriverle 70 volte giorni. E in genere le persone mi raccontano che ci sono proprio dei cambiamenti pazzeschi. Una ragazza era proprio in super lotta con la sorella.
con la madre a tal punto che non si vedevano, non si parlavano più, però lei ovviamente ne soffriva, anche perché la madre nel frattempo si era ammalata, quindi insomma lei. E ha usato una frase che c'è qui nelle relazioni, nella parte delle relazioni, io porto armonia in tutte le mie relazioni sono facili e gioiose. E insomma, dopo 7 giorni che ha fatto questo esercizio, che anche, insomma, lei ha bisogno di fare momento di fare pace anche con la mamma, così lasciamoci alle spalle le nostre cose. Lei ovviamente che aveva fatto. Scusa Lucia, ti chiederei Sì. di riprendere l'ultimo mezzo minuto Ok. perché ci sono dei. È Ah, andata bene ok. fino adesso, ci sono problemi di linea. Ah, ok. Sì. E dicevo, dopo 7 giorni che lei faceva questa frase sul porto armonia nelle mie relazioni, le mie relazioni sono facili e gioiose, la sorella l'ha chiamata e le ha detto facciamo la pace, vediamoci, io ti voglio bene, eccetera, eccetera. Insomma, quindi è ritornata in famiglia, non a vivere, ma insomma è ritornata questa armonia veramente in famiglia, si sono prese cure della mamma che poi alla fine è andata, insomma, però. Cosa sarebbe stato se non avesse fatto questo lavoro? No? Magari la madre sarebbe morta senza che lei l'avesse vista, dopo non si sarebbe più sentita con la sorella, insomma, e semplicemente cambiando internamente, semplicemente cambiando grazie a delle frasi, grazie a delle Energeticamente il parole. proprio pensiero, quindi la propria emanazione. La propria emanazione, bravissima, perché il pensiero è anche un impulso elettrico. Okay. Quindi è un'emanazione energetica che facciamo, che arriva, quindi sì, per dire, capito? Quindi è molto potente questo lavoro, molto potente e molto semplice allo stesso tempo, perché è semplice. Non è sempre facile, perché poi ci sono magari le resistenze, eccetera, ma è semplice. Ma proprio per le resistenze c'è un esercizio, che è l'esercizio della colonna risposta nel libro, dove appunto parlo anche di come fare quando un'affermazione è troppo per noi, quando vorremmo magari, non so, una relazione, sempre parlando di un'altra ragazza che era venuta a un mio corso, una relazione di amore, e quindi va fatto l'affermazione mi apro a creare la relazione d'amore che voglio, ma dentro non ci credeva, era troppo. E quindi c'è un esercizio, questo la colonna risposta, che serve per pulire le affermazioni in modo da andare a lavorare sui condizionamenti, sui blocchi che ci sono rispetto a quella credenza lì. E quindi anche qui lei l'ha fatto, è venuto fuori che pensava di non meritare una relazione, di non meritare un uomo che le fosse fedele, che scegliesse solo lei, perché nelle sue esperienze precedenti aveva avuto uomini che l'avevano tradita, quindi avevano scelto poi un'altra. O lei era sempre la seconda scelta, e guarda caso era la seconda in famiglia, no? Una sorella più grande. Quindi, e si era, non perché questo debba succedere a chi ha una sorella più grande, ma lei si era sempre sentita la seconda scelta, no? E quindi per dirvi, tutto questo è venuto fuori, è emerso con questo esercizio di pulizia dell'affermazione. Sì, che molte problematiche partono dalle dinamiche familiari. Per Certo, parte. infatti è quello che Sì. abbiamo imparato da piccoli. Sì, poi magari noi non ci accorgiamo, ma quando parliamo, senza accorgere, se abbiamo delle convinzioni, usiamo delle parole che portano l'altro a pensare, in maniera anche negativa o positiva, nel senso dipende dal Certo. caso. Ci dovremmo, mi è venuta in mente questa cosa di registrarci ogni tanto quando parliamo e studiare che parole usiamo. Infatti questo sai che è proprio un altro degli esercizi che consiglio anche nel libro. Qua faccio vedere Sì. la pagina delle, non so se si riesce a vedere, Do delle, rendere. non rende, non rende, non ce la faccio far vedere la pagina delle affermazioni e le risposte. Della colonna risposta, stavo vedendo se ce la facevo io, ma mi sa che sì, questa del registrarsi è un esercizio che anche appunto anche nel libro è consigliato per diventare consapevoli, perché non ci rendiamo conto,
parte che anche nelle relazioni con gli altri noi molto spesso pensiamo e parliamo allo stesso tempo, quindi non siamo consapevoli spesso dei messaggi che mandiamo fuori, quindi registrarsi anche quando per esempio descriviamo la nostra giornata, la nostra vita e vedere che cosa, che parole utilizziamo, quante volte c'è per esempio la parola fatica, quante volte c'è la parola stress, quante volte ci sono delle parole negative, senza giudicarci, però diventare consapevoli perché è il primo passo per poi poter cambiare. Perché magari siamo noi stessi che diamo delle direttive senza saperlo. Assolutamente, perché parlando diamo delle direttive agli altri intanto, ma anche al nostro inconscio. Quindi è una doppia via, no? Parlando con gli altri, ma anche parlando con noi stessi. E quindi l'idea di cui parlo nel libro è che le parole hanno delle calorie. Così come per noi è normale pensare che se mangiamo, non so, un etto di insalata e un etto di burro, l'effetto che sul nostro corpo hanno questi due alimenti è diverso, è evidente, no? Le calorie che questo corpo hanno, ma non, questi due alimenti hanno, ma non solo, proprio anche l'effetto è diverso. Provate a immaginare mangiare un etto di burro così, come ci sentiamo dopo, o un etto di invece insalata, come ci sentiamo dopo, no? E la stessa cosa, mentre è evidente, è scontato per il cibo, non pensiamo che sia evidente e scontato per le parole, ma è esattamente uguale. L'effetto che ha nel nostro sistema mente-corpo, nell'etere, quindi nel campo vibratorio e negli altri, è completamente diverso. Bene, abbiamo... Molto, molto chiari i tuoi concetti, esempi molto... È molto interessante anche. Però siamo in conclusione, abbiamo raggiunto l'oretta senza un battibaleno, perché quando l'argomento appassiona e poi c'è un ospite così chiaro. E... Non oso immaginare cosa puoi passare nei tuoi corsi, Ma i corsi sono anche in Italia? Mi hai detto sì, prima. I corsi sono anche in Italia, sì. Allora ne faccio qua. Se vuoi dare qualche informazione... Sì, ne faccio uno qua dal 5 al 12 marzo, quindi tutti gli anni a marzo, siamo a Spiritualità, Vitalità, Benessere, qua in Thailandia, per persone che vengono anche dall'Italia, quindi è un corso vacanza, dove però porto le persone a meditare con i monaci, a fare gli esercizi di respiro in un'isoletta che c'è qua fuori Phuket, dove ci sono le tartarughe che vanno a depositare le uova, insomma a fare le meditazioni nella foresta, eccetera. E poi faccio dei corsi online, adesso ne terrò nei prossimi mesi, e poi invece a giugno vengo in Italia, per cui ho il corso il weekend di tutta un'altra vita a Bologna, ho il weekend di Luisei sempre a Bologna a giugno, quindi uno è 10-12 giugno tutta un'altra vita, 24-25 giugno il corso di Luisei. Poi ho la formazione a luglio, una settimana in cui si sta tutti insieme per diventare insegnanti del metodo di un'altra vita. E quindi insomma, poi dopo riparto per Bali, ma poi ritorno di nuovo a ottobre e terrò qualche altro corso insomma in Italia. Quindi sul mio calendario di blessio.me o di luciagiovannini.it ci sono calendario corsi, ci sono tutti i corsi, insomma tutte le date. Intanto ho messo... sotto il tuo indirizzo di Bless You del sito di luciagiovannini.it. Tra l'altro ho messo anche il tuo canale YouTube di Bless You Italia. Sì, grazie. Sì, perché anche su YouTube ci sono diversi video su vari argomenti, così come nei social sono molto attiva con le dirette e tutto, insomma, perché mi piace di passare questi insegnamenti a più persone possibili, insomma, perché veramente fa la differenza. Sono cose semplici, fattibili. Io sono per una spiritualità sempre molto pratica, quindi cose anche che si possono fare in tempi abbastanza brevi, anche per tutti, veramente, anche chi ha una vita impegnata, come anche questo, gli esercizi di parole che guariscono. E che ci portino dei miglioramenti nella nostra vita, nelle nostre relazioni, perché sennò la spiritualità rimane qualcosa così, no? Dicevamo di magari
concetti belli, ma rimane nozionismo, no? Invece vogliamo portarla nella pratica. Benissimo, a questo punto ci auguriamo anche noi di poterti incontrare quando sarai in Italia. Volentieri. Questa sarebbe bellissimo poterci incontrare in persona. Volentieri, molto volentieri, rimaniamo in contatto e vi aspetto a Bologna. Va bene, allora buona serata a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buona serata Lucia, grazie Grazie, di grazie essere Lucia, stata qui grazie con noi. Giovannini, è stato bellissimo. Grazie a voi e buona serata a tutti.